è già acceso, perché tu lo conosco da anni, ma poi purtroppo la maggior parte delle persone molte volte ha snobbato, perché insieme ad un altro personaggio di mia conoscenza e che io adoro, e sto parlando di Giorgio Vitali, adesso vi presenterò colui che ha creato, insomma, Giorgio Vitali, un'associazione che ha parlato per tanti anni di quello che sta accadendo oggi, ma purtroppo faceva dei video che duravano tre ore e mezza, perché qui ci sarebbe di argomenti di cui parlare rispetto a quelli che governano questo paese, che hanno governato negli ultimi 40 anni questo paese, perché la situazione che viviamo negli ultimi due anni purtroppo ha una storia che va molto molto più indietro. E allora io vi prego di fargli un grande applauso per il merito, veramente un applauso per quello che ha fatto, più di 1500 denunce fatto anche contro altri governanti. Io vi dico veramente, fate un applauso al presidente di Alba Mediterranea, Orazio Bergnani, grazie. Ciao a tutti. Allora, però dunque, perché presente a voi quello che è successo in 50 anni di lotta al regime è materia storica ormai, molto politica. E quindi parlerò di quello che è importante che oggi decidiamo. Cioè, ho sentito gli interventi di prestigiosi colleghi, correlatori che mi hanno preceduto, che effettivamente lo scenario è piuttosto complesso, ma ormai è conosciuto, almeno da noi che ci occupiamo di questa cosa. E allora andremo al passo successivo. Voi siete qui per conoscere, per conoscervi, per sapere e per informarvi su quello che qualcuno che sa più di voi dovrebbe trasferirvi. E questo è stato fatto. Ma nessuno, né oggi né in tutte le centinaia di manifestazioni a cui ho partecipato negli ultimi 50 anni, ha mai saputo dire che cosa facciamo domani, salvo prendere le armi qualcuno, salvo fare la lotta ai sit-in o la lotta al digiuno e così via. Non c'è un'azione vera, economico-politica, che possa prendere piede. Ecco, noi in 50 anni abbiamo avuto modo di studiare la storia e l'economia degli stati, le rivoluzioni degli stati in giro per il mondo negli ultimi 250 anni, e abbiamo rilevato una cosa importante, che c'è uno strumento dominatore comune che ha sovvertito il precedente sistema, sottraendolo al potere che lo gestiva, portandolo in un altro sistema. E questo sistema noi l'abbiamo chiamato cambiare totale, questo strumento. Ma ha avuto tanti nomi, c'è stato il metodo di hitleriana memoria o il greenback Abraham Lincoln, il presidente americano, con in mezzo tutti quelli che potete immaginare, l'Argentina del 1892, quella del 1992, eccetera eccetera eccetera. Questa, nelle scuole di economia, negli istituti di economia, nelle scuole di specializzazione, queste cose non vengono insegnate, perché la cittadinanza, anche quella più istruita, non le deve sapere queste cose, perché sapendole si può emancipare dalla schiavitù. E questa è cosa facilissima, perché quello che è importante sapere è che tutti i banchi centrali, tutte le banche centrali, formano il loro cespite, da cui poi emettono denaro, emettono moneta, da un, diciamo, un concetto prioritario, primario, che è la fiducia sostanziale all'interno della società, da cittadino a cittadino, da individuo a individuo. Ed è lì che è la forza dell'economia. Noi abbiamo tutto, noi italiani abbiamo la conoscenza, la cultura, la tecnologia, le fabbriche, le industrie, le vie, l'alimentazione che supera le necessità della richiesta di alimentazione da parte dei cittadini, quindi c'è tutto. Ecco perché noi oggi ci troviamo in questa situazione di dipendenza dall'estero, di dipendenza dai cinesi, dalla Russia, dagli Stati Uniti e così via. Noi abbiamo tutta una serie di prodotti, di strumenti e di tecnologie che possono ovviare a qualunque trattato internazionale, viceversa, negli anni passati
stati nel silenzio più assoluto, ci hanno fatto, i nostri governi, tutti, da Berlusconi a Prodi, a Amato, eccetera, tutti hanno sottoscritto dei trattati internazionali di capestro, come ad esempio il FATCA, il TISU, il TTCP, di cui nessuno sa niente qua, ma non solo qua, anche nelle aule del Parlamento. Hanno votato delle leggi in Parlamento di cui nessuno sa niente, nessuno sapeva niente, e quando, non si sono manco degnati di andarsi ad informare a ex post, cioè successivamente. Allora oggi noi abbiamo la possibilità qui di incominciare a sovvertire il sistema, senza entrare in lotta militare, senza in lotta rivoluzionaria armata, senza la violenza. È possibile costituire uno Stato all'interno dello Stato in cui il padrone e il potere non potranno interagire. Bravo, bravo, bravo.